sbagliato! Finisce Sampdoria 0, Atalanta 2. Benissimo. Ho ancora la lasagna in bocca. Certo che giocare, guardare la partita mentre si mangia è una meraviglia. Forse per questo che abbiamo giocato così male, i nostri avevano fame. Boh, di certo non di gol. Allora, vediamo un attimo la partita. Sampdoria che inizia normalmente, poi dopo 10 minuti e un quarto d'ora di gioco, straripante. Blucerchiati carichi, propositivi, vivaci, intelligenti, bel gioco. Io carico come una molla perché ho letto la formazione iniziale. Penso che se avessi messo a giocare questa vaschetta avrebbe fatto probabilmente meglio. E invece, ragazzi, hanno giocato bene. Calmi, fermi, calmi. Poi, un'azione per l'Atalanta, gol. Bene, mi sembra giusto. Questa è anche la differenza che fanno i singoli giocatori. Un gruppo può giocarti bene tutta la partita, però se una squadra ha un giocatore singolo forte, si vede anche da questo. Atalanta nel primo tempo ha avuto un'occasione e ha fatto un gol. Semplice. Secondo tempo non avevamo già la testa nel derby, avevamo già la testa direttamente nel cesso dei bagni, come quando i bulli ti mettono la testa nel cesso e poi tirano l'acqua. Ecco, noi eravamo il bambino con la testa nel cesso, eravamo quello. Zero voglia, poca proposizione. Per carità, qualcosina nei primi 10 minuti, mi viene in mente una bellissima serpentina di Damsgaard, che due tiri su punizione, tutti e due molto belli. Ma poi ragazzi, cioè, la cosa che più mi rimarrà impressa di questa partita è... Io più ci ripenso più mi viene da ridere. No, perché allora, cioè, a uno che non ha visto la partita, come posso spiegare una cosa del genere? Allora, lo spiego qua, così, in diretta mondiale, che non era la diretta, ma va bene. Allora, questa è la porta dell'Atalanta, 2 contro 2, Iacto, la gumina, il pallone, o lo dai a lui o tiri. Qua, così, proprio alla puttanesca, ma proprio fatto via così, meravigliosamente. Ma va bene così, va benissimo pensare che Iacto ha pagato 15 milioni, quasi 3 volte quello che abbiamo pagato Damsgaard, che è stato pagato tanto quanto la gumina. Ma ragazzi, come si fa? Poi, a mezz'ora dalla fine sono entrati Keita, Candreva, Quagliarella e Ramirez. Bene, 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 bene. Adesso ci divertiamo. Hanno spento la luce, gli è venuto l'abbiocco. Si vede che negli spogliatoi quei 4 hanno mangiato e gli è venuto l'abbiocco. Si è messo in campo 0 voglia, 0 carica. E l'Atalanta ha fatto il 2-0. C'è poco da dire, io su questa partita ho veramente poche speranze, ma soprattutto leggendo poi la formazione iniziale mi veniva da ridere. Sono sincero, lì per lì non mi è venuto in mente che col Genoa ci giochiamo tra 3 giorni, quindi diciamo, non so neanche come mai, però ho detto, ma Ranieri userà strategia qualcosa, capisco un po' di turnover. Forse così è un po' esagerato, però va bene, alla fin fine anche Ranieri probabilmente sapeva che la sfida di oggi era sì importante, ma molto più difficile da vincere di quella che ci aspetta mercoledì. Va bene tutto, non sono arrabbiato per la sconfitta di oggi con l'Atalanta, sono arrabbiato se penso che gente come Iacto, veramente abbia pagato 15 milioni e questo al termine delle giornate come quella di oggi, terribili, come la partita contro la Lazio, che è stata veramente... neanche vomitevole, incommentabile, come a scuola quando facevi un compito talmente schifoso che ti davano NC, non classificabile, cioè non esiste neanche un voto così basso che ti possa attribuire, perché fa talmente cagare che sarebbe questo numero, sarebbe troppo alto, quindi è un controsenso verso se stesso. Non lo so, sto dicendo cose senza senso, ma va bene, l'importante è che si capisca il concetto. La cosa importante, visto che tra 3 giorni giochiamo il derby della lanterna, cioè la partita, e visto che non vinciamo il derby da un casino di tempo, e io ho voglia di fare un video post partita dopo la vittoria del derby, per favore,
favore, non giocate come avete fatto quest'oggi, perché va bene nel primo tempo, molto belli, bravi, propositivi, vivaci, due belle parate di sportiello, perché sennò sarebbe entrata, però c'entra niente, il portiere deve parare, quindi anche Udera ha fatto una bellissima parata 5 minuti dalla fine, il portiere deve fare la parata, punto. Cioè, non giochiamo al derby come abbiamo giocato il secondo tempo, anche perché la partita nel derby, così vuoi pensare alla prossima partita? No, chi se ne frega la partita che c'è dopo, cominciamo a pensare a questa. Detto ciò, ragazzi, oggi è andata, si sapeva che era Atalanta. Va bene, ripartiamo subito. Per favore, giocateci bene sto derby. Per favore, speriamo di recuperare Gabbiadini, perché sappiamo che lui nei derby sa essere sufficientemente balordo. Quindi, cortesemente, per favore, unitevi a noi in una bellissima preghiera. Vi invito. Oggi che è domenica, domani che è lunedì e dopodomani che è martedì, vi unite insieme a noi della pagina Meme of Sampdoria, tutte le sere, 80 secondi, tutti insieme, ci mettiamo lì dalle 21 alle 21:01 e 20 secondi, una piccola preghiera al nostro Santo Signore Salvatore Gesù Cristo per far tornare Gabbiadini in formissima per il derby. E non dico giocarlo tutto, ma una bella mezz'oretta, perché potrebbe riservarci una bella sorpresa. Ma mi andrebbe benissimo qualunque altra botta di culo, perché non mi ricordo quando è stata l'ultima partita che ho detto ho vinto, che botta di culo. Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che non ho sofferto come un tacchino il giorno del ringraziamento. Ragazzi, speriamo che vada bene nella prossima. Iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo appunto tra 3 giorni per il post partita del derby, sperando di distruggere qualcosa dalle felicità e non dall'incazzatura, dalla tristezza o altro. Ciao, popolo blu cerchiato!